A Teramo tornerà a vivere il Due di Coppe. Nel 1826 due colonne in travertino in stile rinascimentale furono alzate su progetto di Carlo Forti in sostituzione della Porta San Giorgio, demolita in quello stesso anno. Sulle colonne vennero posizionate due fioriere. Le colonne furono demolite 100 anni dopo su decisione del Podestà, nonostante l'opposizione della città. Le due coppe sono ancora intatte e conservate nella villa comunale. Il gruppo consigliare Teramo Vive oggi propone alla maggioranza di ricostruire il monumento con materiali più moderni, recuperando le antiche fioriere. Questo è un progetto che ovviamente dà molta importanza alle luci e riporta in vita uno dei simboli della città di Teramo, che era praticamente gettato alla villa comunale, che è il famosissimo Due di Coppe. E c'è un progetto, ovviamente una rivisitazione moderna, che noi mettiamo all'attenzione della nostra maggioranza e vogliamo donare appunto alla città con queste risorse che sono venute fuori dal progetto Paride. L'idea progettuale dell'artista teramano Carmine Di Giandomenico, che vede nel nuovo Due di Coppe un simbolo di resilienza del territorio. Questo nuovo Due di Coppe cosa rappresenterà per Teramo? Rappresenterà il messaggio di resistenza, nel senso di resistenza della popolazione a rimanere in un luogo di appartenenza, nonostante le problematiche che ha vissuto negli ultimi anni a livello climatico, territoriale, disastri, anche disastri economici. Tant'è che l'idea è nata nel voler rappresentare una colonna che rappresenta il territorio, che è squarciata in due parti, quindi il fatto di un territorio segnato, ma che è sorretta da tubolari innocenti, quindi un elemento molto più resistente che rappresenti la popolazione, che la sorregge, la fa stare ancora in piedi e che sorregge la cultura che è rappresentata dal Due di Coppe, mentre il manto che va ad avvolgere questa struttura rappresenta sia il manto di San Berardo, ma anche la Madonna, nella quale hanno fatto i miracoli a Teramo. Infatti, se si può vedere nelle immagini, c'è questa specie di curvatura che sembra quasi incorniciare un volto, dove all'interno vi è il simbolo del comune di Teramo, che però verrà illuminato da una, diciamo, plafoniera, una lampada all'interno della coppa, e quindi esalterà il colore azzurro e quindi prenderà il colore che ha la Madonna.